Lo Stella Stadium va in scena alla sfida tra la capolista e la formazione di casa, che in questo 2019 si avvale da questa serie dello slogan cercasi fortuna. I gialloblu di Boldrini giocano una partita quasi perfetta, ma di fronte alla forza della capolista, che schiera talenti come Gessi, veterani come Bernacci e tanti altri uomini importanti, è davvero difficile fare di più. Sconfitta sì, ma con applausi. Ora occhio e dito, perché l'ennesimo KO e quarto consecutivo da inizio anno azzarda a coprirsi le spalle dalla zona rossa. Direzione di gara affidata alla terna arbitrale composta dal direttore Maria Diana Chis di Imola, da Comacchi e Guizzardi della sezione di Lugo di Romagna. Neppure il tempo di prendere posto in tribuna, che Ronco colpisce l'avversario. Lancio di spadaro a cercare l'airone Bernacci, colpo di testa di quest'ultimo che rappresenta una semplice sponda per la corrente Gessi, che a porta sguarnita appoggia con la spalla in fondo alla rete, più facile dei palloni, ballando la sua dance, diffondendo anche la panchina la Gessi Mania Dance. La replica della Stella è affidata alla soluzione della distanza, pallone fuori con Calderoni che controlla la traiettoria. Dalla bandierina Grisolini, pennella per Bernacci, l'ex Ascoli Cesena Bologna di testa non ne ha per nessuno, ma la mira è da rivedere. Melandri, che non vuole essere da meno del compagno, cerca fortuna in area avversa, nulla da fare. La Stella resiste e arriva al pareggio al 19esimo, quando Greco e Salvemini decidono che la Gessimania può essere anche un po' loro, ed è musica per le orecchie degli appassionati quando Greco, con una finta, lascia di sasso spadare Mordini, bye bye, mettendo al centro il pallone che Augusto Ruffer Garcia finalizza nel migliore dei modi. Per uno che porta i capelli alla Fellaini, niente male. 1-1, palla al centro. Ma Bernacci, che di presentazioni non ne ha bisogno, mostra anche in questo caso quanto pericoloso sia. Traversa piena, pur sporcando leggermente il pallone. Lo stesso attaccante apre per Gessi, che viene chiuso sul più bello dall'uscita del portiere, ma il numero 11 era stato stoppato per fuorigioco. Anche la Stella vuole creare spettacoli. Il pallone toccato da Francesco Gabellini viene allontanato dalla retroguardia ospite. Ma lo schema è sempre lo stesso. Bernacci fa da sponda, Grisolini viene trattenuto in area di rigore da Andrea Gaberini. Rigore o non rigore, Diana Maria Chis fa segno di no. Segnale di fumo li mette anche Greco, traversione sul secondo palo a cercare Angelini, che non arriva per questioni di centimetri, e mentre le occasioni fioccano a Spadaro quasi non sembra vero di avere la chance del 2-1. Gamberini ci mette una pezza, recriminando per un fuorigioco non ravvisato. Dalla bandierina Tisselli di testa non inquadra il bersaglio, e Gessi, che di nome fa Iaia, dimostra di recare più di un urlo di aglia agli avversari, a cui esige quel rigore che non è per Diana Maria Chis, che non sarà lì di Diana, ma potere ne ha da vendere. Partita che continua a divertire, siamo nel recupero, Bernacci chiama l'intervento Gamberini, azione che si prolunga, traversone per Grisolini, sfera alle stelle. Nella ripresa, come il primo tempo, non c'è neppure il tempo di sedersi, traversando al centro dell'area di rigore con Grisolini appostato sul secondo palo a realizzare il 2-1. La Stella non demorde. La conclusione di Angelini dimostra che la squadra è ancora viva. Bernacci dall'altra parte potrebbe chiudere i giochi, seconda traversa colpita dall'attaccante in questo match, ma alla fine se non chiudi subisci, ed ecco che la Stella perviene nuovamente al pareggio. Bernacci fa da scuola e Angelini, prendendo esempio dall'avversario di testa, non perdona. 2-2 e giochi apertissimi. Alla festa vuol partecipare anche Greco, ma il suo tiro si perde a lato. Mordini, sul versante opposto, batte di fretta una punizione con il pallone in mano. In verità sorprende anche noi, con Spadaro che però non sorprende Gamberini, come del resto Salvemini spedisce il pallone in bocca a Calderoni. Ma quando sembra una partita destinata alla fine, con in mezzo anche l'espulsione di Boldrini, tecnico della Stella, ecco che Melandri, con le mani in tasca, pennella questo lungo traversone laddove spunta da dietro, con perfetto stacco di testa e tanto di anticipo, il bambino Iaia Yesi, con tanto di complimenti da papà Bernacci. E gol che vale 3 punti per la capolista, con il numero 11 protagonista di una doppietta, costretto infine ad uscire per una botta ricevuta. Termina qui una partita bellissima, dove forse qualcuno, viste l'assenza in casa locale, aveva pronosticato una facile vittoria per la capolista, ma anche gli angeli mangiano i fagioli, il Ronco ne ha mangiati tanti e il piccolo Iaia continua a crescere a dismisura. Cosa ci faccia in promozione sono i misteri del pianeta calcio, che qualcuno ce lo spieghi.